Ciao Andrea, allora, oggi vediamo per la seconda volta, quindi tu fai ingresso anche tu Buongiorno una famiglia di Alba Med. Allora, visto che è un argomento abbastanza interessante da discutere, allora ti lascio la parola così presenti tu l'argomento che ieri sera mi hai accennato tramite messaggi. Quindi ti lascio la parola e vai. Allora, l'argomento era questo perché ho dato un'occhiata a una rivista online che è molto interessante, si chiama Geopolitica Eurasia. E metteva, diciamo, di sfondo un argomento su una possibile diciamo, svolta tra un'Unione Latina in Europa, poiché innanzitutto era un articolo scritto agli inizi del Novecento, ancora non c'era stata la prima guerra mondiale e la seconda, e già esponevano il problema degli interessi contrastanti fra gli Atlantici, ossia il blocco anglo-americano, ma più da intendersi l'Inghilterra, insieme alla Germania, nella quale sosteneva l'articolo che la Francia, se un domani dovesse perdersi l'identità di uno Stato-nazione, per mantenere quella sua carica di influenza forte in Europa, la Francia non potrebbe farsi diciamo, mettere sotto la Germania. Perché immaginate in un blocco insieme alla Germania, insieme all'Inghilterra, a sua volta dovrebbe perdere quell'influenza e quella forza che ha nel confronto delle altre due. Infatti questo si è visto con la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, perché i tedeschi hanno cercato subito di prendersi il tutto. Quindi l'autore della quale credo che, so che era russo, ma non mi ricordo il nome. Sì, è vero. L'autore appunto esponeva che la Francia, l'Italia e la Spagna dovrebbero fare un blocco latino, prendersi una visione geopolitica che sarebbe l'interesse totale del Mediterraneo. Cosa vuol dire? Collaborare con gli altri paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, poiché storicamente noi cristiani e loro musulmani siamo due religioni che non ci siamo mai imposte l'una all'altra. Dopo tante guerre, dopo tante cose, non c'è mai Giusto. stato, diciamo, a parte il periodo così delle crociate o il periodo che c'erano gli ottomani, però mai nessuna delle due si è imposta totalmente sopra le altre. Quindi non ci resta che la via della pace e del dialogo. Giusto. Quindi questo pseudo-blocco che loro dicono che è un'utopia, ma secondo me, rivedendola ai tempi di oggi potrebbe essere forse anche un'unione per essere più sovrani, forse, perché potremmo ritornare Italia, Spagna, Francia, Portogallo, anche la Grecia, gli ex stati della Jugoslavia, la Croazia, potremmo ritornare indipendenti economicamente, ossia con una banca nostra in mano allo Stato, e metterci delle priorità. Di fondo, nel senso, il Mediterraneo è il nostro mare. Qui non entra più nessuno, a meno che non scenda a patti insieme a noi. Quindi cosa vuol dire? Fuori gli inglesi dal canale di Suez, fuori gli inglesi da Gibilterra. Accordo fortissimo insieme all'Egitto, insieme al Libano, che è un paese che ha un sacco di storia. E Certo. quindi fare una politica di difesa, perché militarmente non siamo magari all'altezza di Russia o degli anglo-americani, però facendo una politica di difesa e non di attacco, Ottimo. capisci? Questo sarebbe. Quello che hai detto è veramente ottimo, anzi eccellente, devo dire, perché questa visione che tu hai accennato, che fu scritta all'inizio del secolo scorso, nel Novecento, quindi ancora prima delle due guerre mondiali che poi sono succedute, era una visione, a mio avviso, lungimirante, perché poi riprenderebbe, grosso modo, la politica di Roma imperiale, insomma, ecco, se vogliamo vedere, insomma, siamo lì, ecco, quindi si riproporrebbe una specie di Romano Impero in modo diverso, cioè una collaborazione fra l'Europa latino-occidentale, centro-occidentale e quindi il mondo arabo che sta a sud del Mediterraneo, che va da Marocco fino all'Iran, insomma, e
e quindi praticare una politica che poi fu ripresa anche da Federico II dello Svevo, che purtroppo fu interrotta per l'intromissione del Papa e della Chiesa Cattolica, che mandò Frantumi già allora, un grande accordo, ma mandò Frantumi già allora, quindi parliamo di circa 9 secoli fa, un'unione dell'Italia che si poteva già fare allora. Quindi e noi, a causa di quell'intromissione papale nella politica federiciana, abbiamo perso 9 secoli di tempo e abbiamo fatto un'Italia in un modo tutto sbilenco, per essere buone, ma dovrei usare un aggettivo molto molto duro, ma che non vale la pena se usarlo, un'Italia fatta malissimo, in modo criminale, e con tutti i problemi di identità che ancora, diciamo, aleggiano sulle nostre teste. E quindi questa rivista ha già proposto un qualcosa che è di un'attualità, a mio avviso, impressionante. Voglio dire, in effetti tu hai segnalato un fatto, devo dire, veramente che dovrebbe essere l'attenzione di qualsiasi uomo che fa politica in Italia, anche in Europa, almeno nei paesi dell'Italia, dall'ex Jugoslavia, Grecia, Spagna, Portogallo e Francia, cioè di riproporre proprio un'unione in questo modo, fare una politica anche di difesa per la nostra dipendenza, crearci la nostra banca e fare la Mediterranea in un mare di pace, cioè nel senso posso transitare tutte le navi mercantili che vogliono, che si vuole, ma le navi militari che in maniera aggressiva non possono e non devono entrare, salvo se non sono chiamati dagli stati messi insieme per dei motivi che veramente lo necessitano o lo necessiterebbero se dovesse succedere qualcosa di grave. Sarebbe anche un invito per tirarsi fuori dalla NATO. Sì, ma certo, perché la NATO in effetti è un dominio anglo-americano, ma soprattutto americano, mascherato da NATO. Io ho detto anche ieri in un'intervista, ho detto in Italia ci sono tanti basi NATO, addirittura ci sono dai 107 ai 112, sono come più di 100, e sono tutte basi NATO, cioè basi mascherate NATO, ma in realtà sono basi americane, insomma, basta andare in giro a vedere, no? Non è che si trovano italiani, francesi, inglesi, tedeschi, no, sono americani, sì, poi c'è qualcuno di qualche altro paese, ma proprio minimo, lo 0%. Ma è chiaro che questa è un'occupazione ipocrita mascherata sotto una sigla NATO che in realtà è americana. Questo ormai credo che sia chiaro a tutti. Gentilmente ti ricordi il numero di questa rivista che hai letto, cioè tanto per segnare lettori, anche per aprire un dibattito su questo, credo, no? Perché a mio avviso hai centrato un argomento davvero interessantissimo. Basta che cercate Unione Mediterranea o Unione per il Mediterraneo. Sì. E esce, quando si fa la ricerca in Google, sì, escono fuori tutte queste cose. Viene fuori geopolitica, Eurasia, e tra l'altro credo che sia nell'ultimo numero. Perché benissimo, hai fatto bene, anche perché in prima portata. Benissimo, ti ringrazio, perché chi ci ascolta potrà prendere nota di questo, informarsi e quindi, come dice, e poi tirare le conclusioni in materia, perché in effetti quello che tu dici è di un'attualità impressionante e io credo che forse adesso no, ma fra qualche decennio sicuramente si arriverà a questo traguardo, diciamo così, via, perché secondo me sarà gioco forza che poi si arriverà a questa unione di europei, almeno di questi popoli latino in modo particolare, con uno sguardo sul mondo slavo e il mondo ellenico, e perché no, anche e quindi il mondo, cioè la Turchia e tutto il mondo islamico che ci circonda, che è il nostro dirimpettaio. Da qui si potrebbe anche, secondo me, lanciare un'altra proposta che è d'attualità, no? Ma io ti dico la mia, poi tu mi dirai la tua. Direi che questa politica di difesa, come tu dici, dovrebbe portare questo blocco europeo, con la speranza che sia poi tutta l'Europa, ma diciamo questo blocco europeo iniziale che tu hai detto, che la rivista ha segnalato già un secolo fa, di fare una politica verso il mondo, diciamo, musulmano, nordafricano, ma direi anche verso il terzo mondo in genere. Cioè, io credo che, non so se tu sei d'accordo, ma
l'Italia, la Spagna, l'Europa in genere, siamo un paese, siamo diciamo, degli stati con una popolazione in eccedenza per quello che sono le risorse del sottosuolo in cui viviamo, no? Se non basterebbero per farci avere una dipendenza economica piena. E allora credo che noi dovremmo rivolgerci a questi paesi dirimpettai del Nord Africa, ma anche se vogliamo anche dell'Africa interna, ma questo varrebbe anche per l'Asia in certi versi, ma parliamo dell'Africa, quella a noi proprio che è attaccata all'Europa, si divide pochissimi chilometri dallo Stato di Gibilterra, no? Sarà cos'è, un chilometro, cos'è che è di distanza lì, 2 o 3 chilometri, che ne so, tu che sei lì, sei meglio di me, quanti, ecco, di andare, esatto, di creare in queste nazioni che hanno tante risorse, di creare, diciamo, i presupposti, non solo per risolvere i nostri problemi demografici e anche occupazionali, ma anche per favorire lo sviluppo di questi paesi, no? In armonia con i nostri interessi e con i loro interessi. Io penso che questo prima o poi dovrà accadere, cioè nel senso che non si può più seguire, come fa l'Italia specialmente, che anziché fare una politica estera per il proprio conto, come ho già detto, la fa per conto terzi, questo, cioè per conto degli Stati Uniti. La rivista pone anche, evidenzia anche come l'Italia, entrando a far parte di questa unione, dovrebbe a sua volta passare lo scettro di detentore della civiltà, diciamo, alla Francia, perché sarebbe l'unica condizione per la quale la Francia potrebbe entrare in questa unione, da prima della classe. Diciamo che sì, la Francia militarmente è il paese, cioè, tra la Spagna, l'Italia e quindi anche il Portogallo, la Francia è il paese militarmente più forte, anche perché possiede, esatto, un arsenale nucleare, insomma, di tutto rispetto. Direi che sì, bisogna, secondo me, più che dare una leadership a una nazione in particolare, direi che bisognerebbe scegliere degli uomini con un vero spirito europeo, tra Italia, Francia e Spagna, e poi supportate militarmente, sinceramente, sotto una regia francese, perché, ripeto, ha le forze armate più consistenti rispetto agli altri paesi, questo è chiaro. Esatto. E quindi unendo, cioè, le forze armate italiane, francese e spagnole in un certo modo, potremmo essere anche una bella potenza, insomma, ecco, quindi potremmo avere un certo rispetto, perché i numeri ci sarebbero pure. Una potenza di contrasto. Ma certo, no, ci sarebbero i numeri di, non solo nel senso dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista tecnologico, di know-how e di tutto. Quindi voglio dire, questo sicuramente è una cosa che, insomma, che andrebbe sicuramente ragionata, ma non con questa generazione di politici di attuali, che per l'amor di Dio ce ne scampi, ma bisogna guardare a generazioni più giovani, quella tipo la tua o più giovane della tua, cioè tra Spagna, Francia e Italia, in modo particolare, perché poi questi tre paesi farebbero da perno ai paesi della Jugoslavia, Croazia, eccetera, magari inglobando anche l'Austro-Ungheria in questo discorso, no? Per dire, dando anche a loro uno sbocco sul mare, che ne avrebbero tanto bisogno. Quindi bisogna studiare una cosa, secondo me, a tavolino, come si deve, con persone altamente competenti, con uno spirito, diciamo, altruistico e di vero spirito europeo, chiaramente, non inficiando quelle che sono poi le specificità di ogni paese, di ogni Stato, che comunque mantiene la sua identità, mantiene la sua cultura, la sua lingua, ma in un contesto di unione, di comuni interessi che ci riguardano tutti, a prescindere da essere croato, serbo, sloveno, italiano, francese e via discorrendo. Io penso che questa sia sicuramente una politica da seguire, non ne vedo una migliore, io non ne vedo. Poi magari si può dare un occhio alla Russia di Putin, se continua una certa strada, insomma, visto che almeno a parole, anche i fatti, insomma, ha difeso la Siria, beh, che ha difeso la Siria, perché la Siria sappiamo che per la Russia che merita, sì, il premio Nobel, beh, per sì, la pace, Putin ha difeso la Siria, perché chiaramente perdere la Siria per la Russia equivale a, che ne so, al marito che vuole farsi dispetto per fare
un certo dispetto per fare un capriccio, cioè, o fare un certo capriccio per fare un dispetto a sua moglie, insomma, e questo da un uomo vero non si può pretendere. Quindi i russi, questo Stato, la Russia, questo frangente, devo dire, si è comportato come quest'uomo vero che non rinuncia ai suoi attributi per far un favore alla moglie, voglio dire, questo voglio, non so se mi sono spiegato. Questo è appunto, direi che torna, cioè, secondo me tu proponi qualcosa che abbiamo già visto in Europa negli anni 30, no? Quando Mussolini andò a Berlino nel 37, che chiamò i paesi europei a riunirsi attorno a un'asse per creare una grande comunità europea che rimanesse al centro del mondo e quindi si espandesse nella sua, diciamo, potenziale culturale, economico, scientifico. Poi purtroppo le cose abbiamo stato a finire, ahimè, però il discorso, a mio avviso, è sempre valido e credo che sarebbe il caso che qualcuno, qualche giovane politico non condizionato da ricatti soliti fascista, antifascista e più cretinate ci sono, più ne mezzo, ma gente libera che sa guardare al di sopra di queste fazioni e sa guardare proprio con occhi e intelligenza dovute al... Abbia visto che gli interessi di noi del Mediterraneo Sud con gli interessi dei paesi atlantici del Nord, Inghilterra, Belgio, Olanda, ma anche la Germania, non corrispondono, Baldo, non corrispondono. È vero, hai ragione. È inutile andare avanti, alla fine loro si vogliono imporre, trattarci a noi come... Sì, ma non so, come se fossimo una periferia, esatto, ma in Europa, quando siamo, le abbiamo dato la cultura, le abbiamo dato la storia, si dovrebbero solo inginocchiare, perché se metti insieme l'Italia, la Grecia, e la storia che può avere anche l'Egitto, la Spagna e Portogallo pure, dai, la Francia pure. Io non credo che l'Inghilterra o la Germania abbiano tutta questa grande storia. No, quindi, direi di no. Hanno una grande storia, ma non come la nostra, questo è sicuro. No, ma io infatti, tu hai detto una cosa bella. Rimanere affiancati a un vagone che continua a tirare solo per lui stesso. Esatto. Segue solo la sua meta, non guarda la nostra. È vero, ma infatti ho detto una cosa giusta, che loro hanno interessi diversi, benissimo, si faccia una cosa loro senza romperci le scatole a noi o senza danneggiarci e viceversa, ovviamente. E questo sì, lo vedo anch'io fattibile, perché poi non dimentichiamo che la Germania ha sempre guardato la Russia come suo potenziale economico, di sviluppo in tutti i sensi, quindi ancora oggi in Russia si va a vedere chi ci sono, chi fa la parte del leone, lo fa una gran parte di aziende tedesche, è la storia che lo dice, insomma, non a caso il Lebensraum italiano era diretto sempre questa quella parte, quindi oggi si fa la politica uguale in modo diverso, chiaramente non più con i panzer, non più con la guerra, ma si fa in altra maniera, in maniera più intelligente, quindi rispettandoci i reciproci interessi. È quello che oggi dovrebbe accadere anche noi italiani, quindi noi, cioè, diciamo, gli spagnoli e il sud europeo in genere, dovremmo fare anche noi questa cosa, perché non si può vivere in eterno conflitto, e quindi andare incontro ai paesi rivieraschi che ci sono di rispettare a noi, cioè del Nord Africa, e fare questa politica, detto prima, cioè di sviluppo insieme a loro, e portare da noi che siamo sovrappopolati, portare lì tante persone a lavorare, che lì c'è spazio, ci sono materie prime, diciamoci, e potremmo impiantare lì delle colonie, ma non colonie che vanno lì a rubare risorse altrui, no, io dico andare lì a lavorare insieme a loro e dividere i frutti del proprio lavoro, cioè crescendo insieme, questo voglio dire. Poi ognuno rimane nella sua identità, cioè l'arabo, il musulmano rimane tale, l'europeo, poi protestante, cattolico, ateo, quello rimane quello che vuole. Ecco, questo voglio dire, cioè, ci bisogna creare una vera società di uomini in cui l'umanità, l'umanesimo sia al centro di tutto, a prescindere dai valori religiosi che può esprimere poi il cristianesimo in sue varie forme, come anche l'Islam. Così dovrebbe andare il mondo, almeno da noi, ahimè, ma purtroppo adesso, ma credo che, ripeto questo prima, è un po' presto, sicuramente c'è chi lo pensa questo, io non penso che siamo solo io a pensarlo, c'è chi lo pensa, ma se, a mio avviso, sia chi lo pensa che poi è capace di fare questo,
non gli si dà il supporto necessario perché poi questo grande progetto diventa una realtà tangibile, è chiaro che poi rimane solo sulla carta, quindi ci vuole anche una certa, vuol dire, un proselitismo in questo caso supportato come si deve, organizzato bene e con le persone che veramente sappiano il fatto loro. Che ripeto, non deve essere forza francese, può essere francese, può essere italiana, ma può essere anche più nazione per vari dicasteri, metterli insieme e supportarli politicamente, economicamente, militarmente, in tutti i sensi, cioè creare veramente un'unione vera. E chissà che questo si potrebbe fare? Potrebbe fare forse quando gli israeliani e i palestinesi avranno risolto il loro contenzioso. Io penso che il contenzioso, allora, guarda, o li obblighiamo noi a risolverlo, perché sennò non sarebbe applicabile. Ma guarda, io forse ti dico, sarebbe anche la volta buona che gli si impone una pax romana. Beh, mi capisci? L'hai detto. L'hai detto, caro Andrea, l'hai proprio detto. E a quella pace non si arriva, si impone e basta. Esatto, no, perché vedi, da quando sono arrivati quei signori in quella terra di Palestina, sono cominciati i guai del mondo, sono cominciati i guai, insomma, perché in questo influisce anche sul prezzo del petrolio, le varie guerre che sono state quelle parti. È chiaro che direi che già, guardi, ho letto poco ieri o l'altro ieri, ho letto in internet di un parlamentare del Likud israeliano che parla del fallimento del sionismo, nel senso che se viene concepito come si fa adesso è chiaro che non andrà da nessuna parte. Adesso Israele, tu sai che è isolato politicamente nel Vicino Oriente, non solo nel Vicino Oriente, l'unica che dà retta a Israele questa Europa occidentale che si è messa a serva dietro il carro degli Stati Uniti e degli inglesi, in funzione di solo interessi atlantici e sionisti e non prettamente europei, come hai detto tu prima, specialmente in questo caso dell'Europa latina, ellenica e slava. Ecco, questo va detto per la precisione. E quindi penso che adesso che in Siria e Russia, no, che comunque hanno dovuto gioco forza comportarsi nel modo che sappiamo, perché altrimenti avrebbero veramente perso di brutto, e allora ecco, questa speranza direi che è aumentata di quota in percentuale. Sta a qualche mente libera, a qualche politico, giovane politico illuminato, sia spagnolo o portoghese o italiano o francese o dell'area danubiana, ex jugoslava, ellenico, e cercare veramente di creare in modo intelligente questo sogno che tu prima hai già ben chiaramente descritto, anzi vedo che anche tu ci credi, quindi speriamo che veramente possa prendere forma questo grande progetto politico. Arriviamo da lì Ubaldo, la nostra storia, perché prendi i libri di storia, prendiamo i libri di storia, viene fuori l'impero romano, esatto, poi c'è stato Carlo Magno, Andrea, la storia sempre si ripete, sempre. Ma esatto, Andrea, scusami, è una ruota. Andrea, diciamo la verità, quando è nata la prima vera forma di Europa? Quando? È nata durante? Con Roma. Esattamente, quindi voglio dire, e allora Roma, fin quando seppe reggere, purtroppo anche a causa, poi il coro romano fu dovuto a tanti fattori, di cambi generazionali, tante cose, debolezze varie, però fin quando seppe reggere, insomma, Roma è stato nella storia dell'umanità il più grande impero che mai sia assistito fosse la terra. In che senso? Non parlo di estensione di territorio, ma parlo come durata nel tempo, come politica, come cultura, come potenza militare, come economia. Voglio dire, è stato un qualcosa di veramente unicum nella storia mondiale degli imperi. Perché l'impero romano, se ci fosse stato un ricambio generazionale, più accorto, più, come dire, presente, secondo me sarebbe arrivato fino ai giorni nostri, o meglio, noi oggi ci troviamo a essere Italia già da tanti secoli e non da un secolo e mezzo in una maniera pasticciata come è successo, quindi avremmo ben altro ancora, chissà che cosa sarebbe successo se l'impero romano fosse durato e avesse superato tutte le difficoltà che poi ha avuto, che ne hanno causato il crollo. Però nonostante questo, la forza spirituale per romano ancora oggi si propaga, la sua cultura,
voglio dire, no? È stato un unicum nella storia dell'umanità, insomma, una cultura romana, greco-romana, come quelle anche mesopotamiche, babilonese, indiane, cinese, insomma, hanno segnato la storia del mondo, insomma, questo lo dobbiamo dire, perché comunque anche egiziana, ricordiamoci quella egiziana, quella siriana pure, insomma, civiltà che hanno lasciato il segno e Roma ha lasciato un segno profondo, lo secondo si fa un giro da dal Marocco fino alla Turchia, poi torna indietro fino alla Spagna e Portogallo, basta che va a vedere quello che c'è in giro che ha fatto i romani per rendersene conto, no? Esatto. E questo è il punto. Esatto. Niente, Andrea, hai lanciato davvero un bel pensiero che io condivido in pieno, devo dire, e quindi anzi lascio poi la discussione a chi ci ascolta, a chi vuole intervenire ancora su questo argomento, perché ce n'è tantissimo da dire, veramente tantissimo. Io, se tu non hai altro da aggiungere, non so, dimmi pure altre cose. No, altrimenti... l'unica cosa, una parentesi, che c'è un'organizzazione che si chiama Unione per il Mediterraneo, la fece Sarkozy nel 2008. Però diciamo che non ha preso molto piede, perché era stata formata sulla difesa, immigrazione, antiterrorismo, e non ha preso molto, diciamo, molta forza, anche per colpa di Sarkozy, che come sempre ha voluto fare il galletto, aveva un altro gallo di fianco che era Berlusconi, e non ha accettato questa imposizione di forza da parte della Francia, però è sempre lì e rimane sempre operativa. Beh, Unione per il Mediterraneo, quindi qualcosa già c'è. Beh, te ringrazio per questa informazione. Io ti ringrazio. Che potrebbe spingere anche Grillo, potrebbe spingere anche su quello, perché l'organizzazione è già presente. Io su Grillo non ci conto tanto, anzi non ci conto per niente. Mi fa piacere che ha detto quello che ha detto fino adesso, che ha protestato, che ha denunciato i tanti mali che affliggono la società italiana e tutto il resto, ma tu sai benissimo che denunciare, giustamente si denuncia quando si vede cose che non vanno, e tutto il resto non basta se poi non si forma un qualcosa vero per cambiare, come sta facendo lui. Poi, visto i comportamenti di alcuni suoi parlamentari che hanno lasciato, sono andato al gruppo misto, su queste insolite sporcherie di Repubblica delle Banane italiota, insomma, lasciamo perdere. No, io ti ringrazio per l'informazione che mi ha dato di Sarkozy, che aveva fondato questa associazione per il Mediterraneo, e quindi tu qua mi sei confermato che purtroppo Berlusconi è stato poco intelligente, perché ha fatto cadere nel vuoto una proposta che poteva essere un'arma politica veramente micidiale. Scusa. No. Prego. Un attimo, però se vai a vedere quello che ha fatto poi dopo Sarkozy in Libia, insomma, forse lo so. Berlusconi ha avuto già la visione prima di noi, allora dire questo non va bene, perché... No, esatto, però Berlusconi non va bene, ma poteva, come dire, essere un po' più diplomatico, entrarci dentro e prendere e acciuffare lui il timone della situazione, no? E invece... Purtroppo questa così, nei fatti, si è smentito comportanza criminale con la Libia. Esatto. Per questo motivo la ENI, credo che era una settimana o due settimane prima della guerra, prima che iniziassero a bombardare Libia, gli cedette la metà delle azioni alla Gazprom russa, come a Valle, capito? Perlomeno sapevano che non potevano mettergli le mani. Aha. Capisci? Mm. Questa non so se io da qui sono riuscito a saperlo, anche perché grazie informativa, questa è bella, no? Bella informazione, questa è informazione di prima mano che ti do, perché arriva direttamente dall'ENI. Guarda, io ti ringrazio di questo, ma ti dico un'altra cosa, tu tutte le volte prima che loro attaccassero fece questa mossa, quindi si vede che erano informati. Ma certo che erano informati. Appunto. Voglio dire, adesso in Libia tutto è rimasto uguale. Tutti i pozzi sono ancora gestiti dall'ENI. L'unica cosa è che con l'avallo di Gazprom, francesi, americani e inglesi non ci hanno potuto mettere le mani. Bene, ma questa è una bella mossa. Se non avallava la Gazprom, ti posso dire una cosa? Forse andava anche perso. Andrea? Sì. Beh, tu sai che Berlusconi con Gheddafi
oltre che anche con Putin. È stato il primo capo di governo, dopo Mattei, beh Mattei non era capo di governo, era un mese di Stato, però come capo di governo Berlusconi è stato il primo capo di governo, questo va detto, mi dispiace se qualcuno che è anti-berlusconiano magari storce il naso, che so, comunque le verità vanno dette, chiunque l'abbia fatto. Berlusconi comunque è stato il primo capo di governo nel dopoguerra che ha fatto veramente ha cercato di fare veramente una politica economica indipendente per gli interessi dell'Italia. Esatto, quindi, questo va riconosciuto. Esatto, quindi non, io non questo non poi dopo le cose liberismo, però sì, no, dico, poi dopo le cose sono andate, questo lo sappiamo perché sono andate così, ma comunque va dato atto che ha fatto questo. Ma poi un momento, questa cosa che dico io adesso non l'ho detto, non lo dico, neanche lo dico io, l'ha detto anche altri che sono tutto l'opposto di Berlusconi, hanno dovuto riconoscere anche loro questo fatto, quindi voglio dire, questo fa pensare a tanti italiani che ancora si dividono in fazioni, anti-berlusconiani, pidini, e poi dopo la continuano a prendere quel posto come allocchi e non capiscono dove sta il loro interesse, cioè dove sta il loro interesse, il nostro interesse, sta nel capire che o siamo un popolo veramente tale e badiamo prima di tutto i nostri interessi, certamente il rispetto degli altri, e quindi potremmo diventare un paese rispettabile, altrimenti saremo sempre la berlina, la sciacquolle come siamo fino adesso, che non andiamo da nessuna parte, vero o no? Certo. Questo è il punto. Certo, capisci? No, ma io ti dico solo questo, tu vuoi fare un invito, tu appena hai queste notizie, anzi chiamami, le discutiamo, puoi chiamare me, puoi chiamare Giorgio, anzi bisogna dire queste notizie qua, okay. Questa notizia dell'Eni che mi hai detto, io non l'ho mai sentito, non lo sapevo affatto, quindi per me è un fatto inedito. Sono tutte cose e tu sei bravissimo. Che sono nascoste, ma no, dico, sei bravissimo ad averla detta, e secondo me è come dici tu, perché visto un certo mobilismo che c'è in Libia, privato ti dico la fonte in privato. Dopo sì. Senti, se non altro da aggiungere, io chiuderei qui, a meno che, non so, vedi tu, io non ho altro da dirti perché mi hai detto tantissime cose belle, quindi voglio dire, le abbiamo discusse in maniera serena, devo dire anche, e mi auguro, anzi, porta ancora queste notizie, anche altre, qui bisogna dirne più diciamo meglio, anzi, io ti dico a te adesso, Andrea, mi hanno contattato altri due o tre ragazzi come te, qui in Italia, uno da Pescara, un altro non so da dove, e che stanno prendendo questa passione civica di discutere le cose. Io dico, va benissimo questo, bisogna discutere, bisogna capire, bisogna sapere sicuramente, ma credo, come ha detto ieri con me l'ottimo Elia Menta, dobbiamo anche cercare di creare qualcosa che, in modo che possa venire fuori qualcuno che ci guidi a fare qualcosa per i nostri interessi prima che ci seppelliscano, perché ripeto, parlare va benissimo perché le cose vanno sapute, devono essere sapute, bisogna capirle, ma bisogna anche fare azione, perché il pensiero senza l'azione, tu sai che la lettera morte, insomma, certo. No? Vale poco, anzi niente, e quindi bisogna fare questo, e quindi benvengono i tuoi interventi, anzi se qualcuno che ci ascolta, che ci ascolterà, invito a tutti a sapere di più e a parlare con un loro conoscente o con qualcuno che lavora, che so, come alto ufficiale dei carabinieri, che so, nella questura o nelle prefetture, che sanno cose, o anche chi sta in grande aziende che sa delle cose, che può informarci su come vanno le cose in Italia, sia a livello politico economico, perché questa è la cosa che ci interessa molto, oltre che a livello militare anche, perché anche qui, anche questo dobbiamo parlare, perché tu sai benissimo che una politica di uno Stato, se non è supportato da una certa credibilità di potenza militare, non fa niente, Questo dobbiamo essere molto chiari. In effetti prima, quando abbiamo parlato di questo sogno europeo, almeno mediterraneo, che se non è supportato anche militarmente, quando io parlavo della Francia, che è quella che è più militarmente più consistente, chiaramente difficilmente può avere come dice, corpo, e quindi può avere un peso anche politico nel contesto internazionale. E per questo bisogna tenerne conto. Andrea, senti, io ti ringrazio. Ripeto, se però tu hai aggiunto qualcosa puoi ancora dire, altrimenti ti aspetto per le prossime notizie che ci hai dato. Io questo della Eni e Gazpro, veramente ti giuro, non la sapevo, e sei stato bravissimo, ti faccio un elogio, veramente lo dico, non perché, ma dico sinceramente, lo dico sinceramente, in modo sincero, perché sapere queste notizie anche insomma
Tu che sei in Spagna, anzi, dovrebbe sapere noi che siamo in Italia, noi ci sappiamo un cazzo. Sono quelle notizie che vengono fuori in trafiletti piccoli piccoli, sì, che nessuno mai guarda. Ah, ho capito, capisci? Ho capito bene. Ho avuto un grande maestro che mi ha detto: leggi l'economia, leggi la finanza e capirai come stanno le cose. Sì, chi te l'ha detto è veramente un maestro. Ah, su questo non ci piove, perché lì parte un tutto. Grande maestro. Lui l'economia che fa? Leggeva la prima pagina, andava direttamente alla finanza e economia. E da lì mi diceva... succederà questo e questo. Sì, quindi, perché guarda, lì seguono i fatti, no? Dicevo, esatto. Andrea... Dove vanno i danè, Ubaldo? Dove si muovono i danè, gira il mondo. Esattamente, proprio così. Per vedere dove vanno i soldi. Esatto. No, sto dicendo, nei fatti economici si possono leggere quello che verrà nel mondo. Esatto. Questo è il punto, no? Va bene. Benissimo Andrea, ti ringrazio per il momento, se ripeto, se sei d'accordo di finirla qui. Sì. E allora ci sentiamo a più presto, anzi, visto che sei un attento osservatore, anzi ti prego di continuare così e di farci sapere appena possibile altre notizie di questo genere, perché penso che nei prossimi giorni, fino a Natale, ne vedremo ancora delle belle, perché secondo me in Siria i conti non sono ancora chiusi, comunque poi vedremo. Okay. Non prendere tempo adesso. Sì, ma anche chi... Ah, tu lo sai che hanno abbattuto un aereo israeliano, un F-16, no? L'hai saputo? Sì, sì. L'ho visto su RT anche. Esattamente, appunto. Insomma, quello segnale da molto noi forte. Non esce nulla. Appunto. Quello è un segnale molto forte. E glielo dissero pure questi signori, di stare attenti e non giocare col fuoco, perché sennò sparerebbero in 2 secondi. Va bene, ti ringrazio. Come lo chiamava Giorgio BB-BB-BB? BB-BB-BB, sì. Grazie Giorgio Vitali, grazie. Va bene, ti saluto caramente Andrea. Tante belle cose anche per in Spagna e un caro saluto a tua famiglia. E saluto i tuoi genitori, anche se non li conosco, quando li senti. Ciao. Va bene. D'accordo, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.